Buongiorno da Castel di Sangro, oggi è domenica, oggi pomeriggio ci sarà l'ultimo probabilmente test del Bari qui nel ritiro di Castel di Sangro contro il Cassino. Il capo ufficio stampa ci ha messo preventivamente a disposizione il mister Denis Mangia, che salutiamo e che ringraziamo per la disponibilità. Grazie. Buongiorno mister. Grazie, buongiorno a voi. Allora mister, lei lascia momentaneamente Milano per accasarsi a Bari. Diceva una canzone di Fabio Concato, se non ricordo male, una canzone che parlava dei laghi, no? Domenica ti porterò sul lago, stavolta le toccherà portare qualcuno sul mare di Bari, no? Chi deve portare sul mare di Bari? Ma intanto cerchiamo di portare il nostro lavoro, che è la cosa più importante, la voglia di riuscire a fare qualcosa di importante. Poi dopo, io ho sempre detto che i posti di mare mi ispirano particolarmente, vediamo poi quello che succederà. Ma che non sono però i laghi di Varese, no? No, anche lì c'era un po' d'acqua, ma è tutta un'altra storia. Abbiamo visto un eccellente lavoro sia nel ritiro di Pieve, sia nel ritiro di Castel di Sangro. Mi azzardo, non so gli altri colleghi della stampa, ma mi azzardo di dire che molti moduli si sono visti, molti schemi si sono già intravisti, soprattutto negli ultimi amichevoli. È vero che siamo ancora in fase embrionale, però insomma, se il buongiorno si vede dal mattino. No, ma noi stiamo lavorando bene, i ragazzi sono... stanno rivelando dei ragazzi, intanto dei ragazzi seri e molto professionali, e poi emergono anche le loro qualità tecniche, però l'importante è la serietà e la voglia di lavorare che si sta dimostrando tutti i giorni. La squadra è praticamente al completo? Non lo so, questo bisogna chiedere al direttore, a vedere se è al completo o se c'è qualcos'altro, non lo so, vediamo. Io sono contento di lavorare con questi ragazzi. Poi vediamo un po' nei prossimi giorni. Però ecco, mi pare di capire che insomma ogni ruolo al momento sia coperto a sufficienza dal famoso, chiamiamolo doppione, ma non è doppione, si mancherebbe. Ci sono giocatori di qualità, la squadra ha tanti giocatori bravi, poi dovremo diventare una squadra, perché per fare la differenza conta quello, non conta soltanto la qualità individuale. Lei è più preoccupato per la prima di Coppa Italia o per la prima di campionato a Chiavari? No, preoccupazione non c'è, c'è sano rispetto di tutte le avversarie e anche di quelle che affrontiamo in amichevole, perché è giusto che sia così. Poi noi dobbiamo fare al meglio le nostre cose e poi vedremo che se facendo tutto al meglio dove riusciremo ad arrivare. Anche perché perdere fa sempre, non fa piacere a nessuno, neanche in amichevole. No, ma quello sicuramente, no, proprio mi infastidisce parecchio, quindi se riusciamo a evitarlo il più possibile meglio. Che cosa si aspetta infine da questa sua avventura barese? Una considerazione personale, ecco, di Denis Mangia. Mi aspetto come professionista. Mi aspetto che di riuscire a fare bene le nostre cose, a lavorare seriamente, l'unica cosa che posso garantire è quella. E poi la voglia di creare comunque una squadra che possa poi scendere in campo e dare delle soddisfazioni che la gente di Bari merita. Poi al resto ci penseranno i 20.000 di Olympic Marsiglia Bari, no? Che diventeranno probabilmente 30-40.000. Ho sempre detto che sono possono e spero siano un'arma in più per noi. Anche nei momenti di difficoltà una spinta in più. Puglia Calcio le dona questo omaggio, no? E magari se lo legge poi lo possiamo anche spiegare. Affinché mattonella su mattonella, lavorando e sudando, si possa costruire un Bari nuovo e vincente. Premio a Denis Mangia. Tutto grazie qui, mille. Magari lo fai vedere ai... grazie mille a voi. E voi saluta anche. Grazie mille a tutti i tifosi del Bari e ai lettori di Puglia Calcio 24. Grazie Denis Mangia. Grazie a voi, grazie mille.